L'indagine speciale condotta dall'Istat sulle imprese per monitorare lo stato di attività e le prospettive delle unità produttive sarà condotta tra l'8 e il 28 maggio, quindi in una situazione di riapertura delle attività produttive e ha interessato diversi aspetti della vita delle imprese. Un primo aspetto è la perdita di fatturato e di volume d'affari comunque rilevata nel lockdown. Ci sono stati seri problemi per gran parte delle imprese. Circa il 15% delle imprese non ha fatturato, gran parte ha fatturato meno del 50% rispetto all'anno precedente, quindi diciamo, l'impatto in termini di volume d'affari è stato molto rilevante. Soltanto una minoranza delle imprese ha avuto un aumento di fatturato, tendenzialmente si tratta di 50.000 imprese del settore del commercio. Per quanto riguarda poi altri aspetti, abbiamo chiesto alle imprese di descrivere come hanno reagito alla crisi in termini di gestione della forza lavoro. Il 70% circa delle unità produttive ha fatto ricorso alla cassa integrazione e altre forme di supporto al lavoro dipendente. C'è stato un grande ricorso allo smart working o comunque al lavoro a distanza, soprattutto nelle grandi e medie imprese. Per quanto riguarda invece gli aspetti di gestione della liquidità, c'è stato un ampio ricorso al settore bancario, anche facendo riferimento a dispositivi di legge messi a punto dal governo. Al 28 maggio, però, circa la metà delle imprese che avevano fatto richiesta ancora non hanno avuto risposta dal settore bancario. Dal punto di vista più strategico, un dato preoccupante è che il 38% delle imprese, che occupano circa il 27% dell'occupazione, rileva da ora alla fine dell'anno seri rischi, di tenuta dell'attività produttiva. Quindi si tratta di un segmento importante del sistema produttivo che, esprime grandi preoccupazioni. Sul fronte opposto abbiamo molte imprese che hanno colto alcune opportunità derivanti anche dal lockdown o comunque dalla fase di ripresa, agendo invece in senso opposto, quindi dando più spazio all'innovazione, soprattutto tecnologica, in particolare per quanto riguarda la transizione digitale, e andando a cercare nuovi mercati.